Allora ho detto, spero di aver beccato la persona giusta. Gli audio, i video, le dirette, le registrazioni, cose. È il programmino che comanda tutto praticamente. Tu li Ok, imposti. sì, ti sento e vedo la nave ferma al porto. Ok, è la cosa, è la. Nagato, se non sbaglio. Sì, è nagato. Ah, boh. È nagato, è nagato. E gli altri ragazzi stanno giocando sull'altro canale di Giovanni. Ma loro, cioè, io ho capito che gli piace giocare con le navi da 9 e 10. Io sono soltanto al massimo la 8. Mi dispiace sempre farli giocare con navi più piccole. Devo trovare come silenziarti perché. Ah, allora, su Twitch, sul Sì. volume della live, abbassa tutto il volume. Se sapessi dov'è il volume della In live. basso a destra, in basso a sinistra. Nella schermata della live. Allora, io se apro la Ma live. forse più giù. No. Allora aspetta, che adesso mi dovrei vedere anch'io. No, non mi vedo perché non ci sono. Comunque, apriamo una live qualunque. Mettiamo questa qua. C'è la schermata nera Tu dov'è? col coso. La Ok. schermata nera. In fondo a sinistra c'è lo stop, la pausa. Ok, trovato. Boh, perfetto, quella lì. Fatto. Ma come cazzo ho fatto a non trovarlo prima? Sono un idiota? Cioè, ho un lettore. È come YouTube. Sì, infatti. Allora, questa. Oh, che è successo qua? Ah, ma la Boh, ho sera. visto passare dei treni. Forse hai Sì, cliccato un'altra no, è live. un altro giochino. Ah, allora qui abbiamo questo da mandare avanti, questo da mandare avanti. E questi qua quanti ne abbiamo ancora? Tre. Facciamo questo, quello lì. Aspetta, tempo di ricaricamento della batteria principale. Meno due. Meglio questo, no, figa, questo qua sì, perfetto. Quelli che mi interessano a Cioè, quindi me. questo figlio di puttana mi ha abilitato i raid, non ci posso credere. L'unica cosa che mi sarebbe servita in questo account erano questi raid. Ho E te li ha dati? detto, vabbè, ma cioè, quello corrisponde a soldi veri e l'unico modo per ottenerlo, quindi. Perché me lo mette a finestra, santo Dio? Schermo intero. Applica, ok. Ho detto, figuriamoci se mi dà proprio quello. Gli altri premi erano Marcello, che Marcello me l'ha dato una settimana fa Sì. praticamente. A parte che io Marcello non lo volevo perché dove vai a prendere i frammenti di omino ogni giorno, Sì. dopo 350 volte ti dà Ok. Marcello il premio. Alla 350esima volta che lo usi è garantito che ti dia Marcello. Quindi non avevo tutta sta fretta di avere quel giocatore e alla fine il gioco me l'ha regalato lui. Sì. Ok. Andiamo in battaglia. Andiamo in battaglia. No, io tutti Poi sì, tutti c'erano le 350 sferette che fanno gola effettivamente, ma sempre effettivamente corrispondono al premio più scarso di tutta Sì. la cosa. Perché comunque rimani bloccato che non le puoi usare, ovvero quando superi le 10 palline te le fa tirare solo 10 alla volta, non c'è altro modo. Quindi non riesci più ad accumularle perché se fai la quest ogni giorno di usare la pallina, se ne usa 10, non una, in 10 giorni te ne fotti 100 e torni ad andare sotto. Allora io ho smesso di fare la quest e adesso ne ho 400. Ma infatti non le ho più toccate perché se viene sal si salta fuori una missione Sì, particolare. se esce un evento dove devi usare le palle tenere lo sfondi. Eccoci in battaglia. E poi gli altri premi erano gli smeraldi, che
Sì, è un premio grosso, ma non erano moltissimi. Mira? 150. 150, sì. No, 150 e basta. O 5.000, boh, mi compro. Così lo guarda prima. No, forse erano 15.000 o qualcosa del genere. 5.000 mi sembrano troppo pochi. Quindi c'erano Rinaldi, le pallette, Marcello, le pallette, quelle colorate, Graziani. E altre cose, le solite box sete, scatole, in quantità diciamo abbastanza Dopo quando ci vado a vedere per 50 minuti, infatti non me l'aveva ancora dato, ecco perché non alte. No, sapevo. no, perché c'è l'opzione server più 1 o server più 2 per Sì. l'ora legale. Io ho server più 1. Se hai server più 2 ti dà le cose un'ora dopo. No, ho capito. Ed è comodo, soprattutto per me che ho due account, ne tengo uno a un orario e uno all'altro orario. Però adesso non so perché cazzo è successo, quando hanno aggiornato si sono rimessi uguali. Allora, vediamo dove sbucano questi qua. Eccolo là. Però sono troppo lontano, 21,7 km. Sì, lo potrei andare a pizzicare. Ti dico, quel gioco qua è bellino, solamente che quando... perforanti due, però sono talmente lontano che non gli ho fatto una mazza. Un altro perforante, ma non gli faccio una virgola. Questa deve essere amorosa. Passato un buon Natale, è passato. Ok. Aspetta che... no, per niente. Niente. Non dovevate andare via, vi ho detto che provavi ad andare via 2 o 3 giorni. La casa che ci interessava era già occupata e Ah. comunque aveva un letto solo che in realtà era un divano letto da una piastra e mezzo. Ah, ho capito. Beh, qua due è un po' stretto. Aspetta, chiamo l'amorosa, arrivo. Sì, fai pure. Ti pizzicherò, eh. Oh, bastarda. Allora adesso mi giro, adesso mi giro. Faccio niente quella là, soltanto che adesso io girando di qui metto una vita e mezzo. Ah, però ne abbiamo una qua che ha fatto la furba, eh? Ce n'è ancora qualcuna lì. Vabbè, qua, signor Pigliar. Siamo qui dentro al porto. Vabbè, no, facciamo, giriamoci tutto attorno, dai.
possibilità di virata questa nave qua. Molto vicino. C'è proprio cosa schicchiare, schicchiare. Cioè io posso andare a colpire quella là. Ma è la nascosta, proprio nascosta dietro. Questa è la Nagato. Che è una 7 poi la Nagato. La fuso è una 6. Siamo un po' pochini. Ciao. Mi trovi anche su Instagram? Vedi link in chat. Punti progresso, va bene, niente, va bene, posto. Pom, 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 pom. Ah, bisogna aspettare, ok. Abbiamo, no, aspetta, equipaggiamento. Cosa c'è equipaggiamento? Che no, questo qua. No, ok. Ok, attivato. Vediamo questi. Basta. La 9 adesso non la posso più prendere perché non ho soldi. Ricerca richiesti 103, 165, 103.000. Non so se prezzo di ricarica, vabbè. Aspetto. Proviamo, dai. Con la Baltimore, cambiamo tipologia di nave. Facciamo un po' su e su, dai. Sì. 150 ed era già 150 superate, minchia, cioè non me lo sono neanche accorto. Quindi tra 2 giorni è questo. Allora, la verde qui e la rossa è là. E abbiamo due sommergibili contro.
Va bene, noi abbiamo questa qui, abbiamo questo incrociatore qua. Anche lui ti starà guardando pronto a sparare. Allora, la vedi la mappa piccolina a destra? Allora, Certo. c'è un cerchio tratteggiato azzurro dove c'è scritto Lo 12. so, non è abbastanza grande. Ok, lo ingrandisco. Ok, quel cerchio tratteggio è la distanza da quale loro mi possono rilevare. Ok, quindi se non entri nella linea tratteggiata No, non no, li no, vedi. no, io non sono nella linea tratteggiata, cioè loro da 12 km e 2 mi vedono, a 12 km e 2 riescono a individuarmi. Sanno che ci sono. Sanno che ci sono. Invece quella più esterna, i 15 e 8 sono il raggio d'azione dei miei cannoni. Io posso sparare fino a 15 km e 8. Se uno a 16 km non la prendo mica. Ecco, adesso spariamo questa. Però mi sa che mi devo scansare di qua perché questi mi stanno già mirando. Quello che dicevo. Ma loro mi vedono, io sono già. Se gli prendo la cittadella lo faccio fuori. Non del Si l'ha tutto. fatta fuori qualcun altro. No, non ancora. No, sta ancora sparando. Sì. Se è ancora vivo lo stesso di prima, che è Sì. questo, che penso sia il tuo. Sì, questo qua che. Ah, insomma, ha visto il sommergibile, mi ha beccato. Sommergibile là in fondo. Merda, via, via. No, sommergibile ormai l'hanno fatto fuori. Forse. I cacciatorpedinieri sono più pesanti, più noiosi. Quella è grossa. No, questo è un caccia. Io ho un Quella è incrociatore. grossa. Sembra grossa, ma è un incrociatore. Cioè no, ecco, è Ciao. mo morta, Mi puoi finita. trovare anche su Facebook? Vedi link in Dove chat. vado? Dove vado? Che me la schiantare? Allora, i più Quella è pesanti grossa. sono le corazzate. Le corazzate sono le più pese. Adesso, vedi, lì c'è il sommergibile. Io adesso prima gli sparo due cannonate. E poi gli metto le bombe di profondità. Però vedo che come mira, attento al siluro, come mira fa un po' cagare questo gioco. E dipende dalla qualità della nave. Ok. Distrutto. Ho distrutto il In ogni sommergibile. caso la grafica mi sembra non adatta al mio computer. Guarda che ce l'ho lì Dovrei dietro. Ce l'ho lì dietro. rimettere la scheda che mi hai dato tu, quindi montare il driver AMD, fare il pallino. Adesso vediamo da dietro chi riesco a colpire da dietro, perché là ce ne sono due. Ecco, quella là grossa è una corazzata. Perché non fatti colpire? Lo so. Vedi? Avvistata, corazzata nemica. Adesso io me ne sto andando, mi sto allontanando. Pieno con Sì. così morta. No, beh, figa, ce ne vuole ancora. Allora, come qualità di resistenza, i cacciatorpedinieri sono i più deboli. Però sono molto veloci e hanno una ricarica dei missili e delle cose molto veloce. I missili, no, i siluri neanche tanto. I siluri a volte sono un po' Ma una volta lenti. che sei mal ridotto, puoi andare a ripararti da qualche parte Allora, ci o sono. devi aspettare che muori? Allora, nell'incrociatore no, nel cacciatorpediere neanche, la corazzata ha l'opzione di sistemazione automatica, cioè hai dei bonus che ti puoi. Vedi sotto che c'è scritto 1, 2, 4, R, T, Y, sono le varie opzioni, 1 e 2 sono le varie tipologie di armamenti,
L'1 è l'incendiario, il 2 è il perforante, il 4 sono le bombe di profondità che si usano per i sommergibili, R per spegnere gli incendi, il T è il velivolo di ricognizione e la Y è il radar. E a ogni nave puoi aggiungerci o togliergli di varie tipologie di... Sì. Eccolo qua che viene fuori, guardalo qua che viene fuori, adesso noi arriva e gli spariamo una bella selva di cannonate, vediamo se lo prendiamo bene. No, gli ho fatto un cazzo. No, ho sparato quello che l'aveva già ucciso. Ah, fanculo, vabbè. Mi è rimasta una corazzata. Le corazzate sono le più pesanti. Le corazzate sono più resistenti e sono quelle che sparano da più lontano. Qualcuno ha lanciato un aereo. Sì. No, lo lancio anch'io l'aereo, non serve una mazza perché è mio tanto da ricognizione. Sei per affondare una boa, ecco. Sì. Anzi no, io il T c'avevo perché loro ti lanciano, ci sono anche le portaerei e ti possono lanciare gli aerei contro. E Ok. tu hai la contraerea che è pronta a intervenire e a distruggere gli aerei nemici. E anche quelli lì sono punti. Adesso vedi la corazzata là dietro, però soltanto che qui c'è un'altra corazzata di fronte nostra, ma è troppo potente e la fa fuori. Ecco appunto, vinto. Questa è una delle più facili delle battaglie, che sei tu, altri giocatori contro i bot. I bot sono i nemici. Allora io qua rinuncerisco sto mezzo anch'io, quindi lo mando avanti. Ah, quando cambi di server, guarda che c'è la cosa che praticamente clicchi nell'albero di Natale Sì, l'ho e lì visto. c'è decora l'albero, Sì, si l'ho può già cambiare fatto. le altri cosi. Adesso quindi da un container. No, non faccio più tenta la fortuna perché me l'ha già messa nel culo 2 volte con la fortuna. Prendiamo il carbone che mi serve da comprare delle navi. Lo apriamo? Aspettiamo, aspettiamo, aspettiamo. Non lo apriamo adesso. Perché vedi qua ci sono tutte le tipologie di battaglie, cooperativa, battaglia casuale, operazioni, mischia e battaglia simmetrica. La battaglia simmetrica è la più, tra virgolette, difficile. Ciao. Mi puoi trovare anche su YouTube? Vedi link lì in chat. Perché praticamente sei tu, poi se c'è qualcuno che gioca come Giovanni e altri due ragazzi con cui gioco di solito, siamo noi 5 più uno 6 e loro sono in 15 o 16. L'unica cosa di diversità è che noi magari abbiamo navi da 8-9 e loro hanno navi da 6 e 7 di livello. Sono di più numero, però hanno le navi di minor potenza. Però non è facile vincere. Allora, vediamo che cosa usiamo. Cosa usiamo? Ancora questa qui. Sì, perché io devo portarla avanti questo qua. Cambiando per capitano. Avendo cambiato il capitano, aspetto, aspetto, voglio aspetto. Che è successo? Chi c'è? Pronto? Ci sei Luca, sì. Non ci sei più. Vabbè, è tutto. Allora, collega. Collegami permanente. E vabbè, collegala qua. Va bene lo stesso. È infinita, vabbè. Aspetto, porto, equipaggiamento. Ma sì, dai, ancora con questa qui, dai. Andiamo avanti così portiamo a casa dei punti, mettiamo in atto. Cos'è il Tallinn? È un incrociatore. Figa, ha tutto. Ma no, possibile, non è cazzate. Ah, ecco, okay, tutto rosso era. Ci sei? Prova, sì, ora Sì, sì. adesso sì.
Ah, ok. Infatti ho visto che sei partito, entrato, uscito, uscito, entrato. Allora, adesso noi abbiamo A, B e C. A è lì. B è là. Dove andiamo? Io mi difenderei su A però, perché A non c'è nessuno. Ma tutti su C però. Tutti su C sono. Abbiamo un sommergibile, no, due sommergibili ancora. No, no, io vado su A che c'è la montagnola, mi nascondo qua dietro. Arriverà qualcuno che romperà i coglioni e mi vedrà, sono in mare aperto e le busco. Dipende da chi arriva. Ma da loro dall'info, ecco, la squadra nemica ha preso B, ha cominciato a prendere B, sono in mare aperto, io sono praticamente in punto bianco su un foglio nero adesso, se non mi Sì, ma vado tutti i verdi i sono miei, amici, no? sì, i rossi sono i nemici, eccola là, guardala là. A stronza, che sta arrivando. Che fortuna, non ti lanciare da solo sul nemico. No, no, però quella Sei il nemico che si sta lanciando su di te. è una corazzata quella là. Prima di sfarla giù la corazzata. Cioè, se c'ho culo che gli Mi sa prende. che un gruppo di persone ti conviene metterti dietro questi verdi. Perché Allora. credo che quella sia un partner tutti insieme. Sì, adesso si sta Non andando tutti. conosco il gioco, ma le strategie di gioco più o meno sono quelle. Stronzo che mi ha schivato tutti i colpi. Se gli prendo la cittadella gli faccio male. Perché la Ciao. cittadella è il Mi punto trovi più. anche su Instagram? Vedi link in chat. Cosa gli ho comprato? Non lo so. Qualcosa gli ho colpito però. Sta già tornando indietro. Ah no, quella è mia. Ma l'hanno già affondata? No, non credo. Cioè, non ho colpito Sì, te un lo dicendo prima, quando ti ho rilasciato il Firefox, ca. Sì. Sì. quando ti sposterai di legione, poi ci sono le palline di Natale che trasformi in alberelli e Sì, poi con gli alberelli mandi i regali agli che l'ho altri. Ogni fatto, volta che mandi l'ho un regalo, già il fatto. gioco te lo ri... Vabbè, puoi averlo fatto solo con la tua amica. Sì, per forza, perché. Siete in due. Sì, Qui lo so. perlomeno siamo in quattro. Ecco, 13.300 palline da scambiare, quindi domani avrò 13.300 alberelli. Lo scambio domani perché non lo so, questo gioco di merda, qui fanno delle quest dopo che ho usato le cose, quindi io prima guardo se ci sono quest da fare Sì. e poi mi adeguo a usarle al momento giusto. Opa, ragazzi, abbiamo sommergibile, ce la facciamo a prenderlo? No, siamo troppo lontani. Allora, se siamo troppo lontani col sommergibile. Il gioco va scaricato da quella online che ti loghi e basta. Allora, io ce l'ho su Steam, ma è gratis. Se no lo puoi prendere anche Sì, ma dico, tramite. devi scaricare Gigabyte o... Penso di sì, penso proprio di sì, quello sì. Effettivamente c'ha le mappe, quindi... Ah, merda, l'ho camminato. Vediamo se lo prendiamo qua, lo prendiamo. Cazzo si dura sta battaglia però, figa.
fa pizzicato. stare ormai al di là della Sì, soltanto. croce, sempre che lui non faccia inversione. Stanno attaccando la Sì, mia. sì, sì. E Sì. sono tutti là solo. Era l'aereo che si Penso. attaccava. No, no. Adesso io. Oh, là l'ho beccato. Ho beccato il sommergibile. L'ho beccato ancora il sommergibile. Cioè, potrei fare lo stronzo e dargli una sicurata così, eh. Sì, ma. Sì, Silurio Sì, pure sta tirando lui sull'Uri. lui. Eh sì, lo so, ma m'ha intercettato. M'ha intercettato. Però mi sa che lui va a casa con i Siluri. Se non ti sposti velocemente verso destra. Ma. No, m'ha preso. Quello. Nessun Te l'hai problema. fatto prima tu, se non ti sposti No, è verso morto. destra. Lui è morto. Lui è morto. Una risposta, signore. Lui è morto. Chi c'è? La figlia di puttana. Perché gli è rimasta la carrozza in alto? Sono quelli. Stavo Sono. contando la vita dei nemici, è pieno di aerei, sei fottuto. No, beh, ma quelli lì fa un poco male. Perché c'è la contraerei da sola che combatte. Ma quelli che fanno più paura sono le navi da lontano, dove io non posso colpirle e loro mi possono colpire perché sono delle corazzate. Vediamo se riesco a far fuori quella lì da lontano, ma non ce la farò perché si sta spostando troppo alla svelta, infatti la manco mica è davanti che la devo colpire, mica dietro, prima che arrivi il missile. Eccone un'altra lì. Vediamo che male che gli fa. Probabilmente se fai il giro intorno alla roccia li sposti tutti e due, prima uno e poi l'altro. Perché sono impegnati a sparare dall'altra parte. Sai, non è come girare una Cosa? bicicletta. Non è come girare una bicicletta, eh? Ti ho beccato la cittadella, puttana, adesso ti faccio fuori. Sei 230 punti. Sei Boom. fuori. Ha comunque sparato prima di morire, eh? Sì. No, cosa ho sparato? Io nulla. Ho sparato, pensavo fosse un nemico. La linea rossa in alto al centro, assieme a quella verde, che cazzo è quella rossa? Quella verde penso sia la vita. Dove c'è A, B e C? Allora, sono le tre basi, A, B e C. Poi sotto ci sono i numeri, vedi 704, 232. Più acquistiamo basi e distruggiamo nemici, più guadagniamo punti. Ah, quindi quella non è la vita delle navi, No, no, praticamente. no. La vita delle navi la vedi sopra. Vedi sopra la nave, cioè la tipologia di nave. E sotto c'è una linea che sta diminuendo con i numeri. Quella è la loro Sì, vita. Quella è la le loro vita. basi, Sì. l'unico Sì, riferimento. sì, sì. Adesso noi andiamo dentro in B, perché ormai tanto ce ne sono rimaste a una sola. C'è rimasta una corazzata, ma quella corazzata te se la vede male perché c'è un sommergibile, un incrociatore e un'altra corazzata. Io adesso vado per Totani, perché tanto ormai è inutile che mi metto lì a cercare di centrarla, perché là in fondo non dovrebbe neanche volerlo. C'è la montagna in mezzo. Però a me metta. Devo prendere a destra della montagna. Vabbè, ma ormai non faccio neanche in tempo ad arrivare lì in fondo. Finisce prima, dici? Sì. No, noi siamo 2, 4, cioè ci sono ancora i due sommergibili. Tre incrociatori. Un sommergibile è andato però. Uno, due, tre, quattro incrociatori e una Sì. corazzata. Ah no, forse è rimasto qualcosa ancora. A destra in alto della mappa. Sì, c'è ancora lei. C'è ancora quella corazzata. Ma adesso figa, sono in tre o quattro a sparargli. Lei a difendere la base C. La base C è rossa e sta cercando di difenderla. Ok. Ma io adesso vado dentro la base C, così dopo un paio di minuti io la base C è mia. La
la base tu non la puoi attaccare solo la nave. Sì. Okay, io ne ho, allora ho fatto tre cittadelle e ne ho fondate due. E dopo ci ha reso conto di tutte le... Ho fatto poco perché ho fatto 37.000 danni. Sì, è vicina. E dove cazzo è andata a finire la corazzata? Figlio, guarda, è là che si sparano una con l'altra. Arrivo, dov'è? È nascosta là e non si vede. No, sparo così anch'io alla cieca, perché sarà il fumo lei, sicuramente sarà nascosta nel fumo. E adesso gli arrivano due siluri. Vabbè, vittoria! E anche questa è fatta. Questa è abbastanza veloce come caricare, però. Ok. Bingo. Siamo ancora lontani. Invece io di solito, quando voglio andare sul pesante, uso lei. La Tirpitz è una tedesca, è una corazzata. Tanto devo mettere i bonus perché sennò. Ok. La Tirpitz è lenta. Però fa dei bei danni. Allora, battaglia. Andiamo con la Tirpitz. Dopo ti dico da dove lo puoi scaricare il gioco. Aspetta, intanto che Ma tanto se ha tutti questi giga non lo posso usare sicuramente. aspetta che c'è, perché c'è World of Warship, ma non lo, io lo prendevo da, ma dopo te lo faccio vedere, perché adesso non me lo fa vedere perché è sotto lo schermo, che purtroppo quello da 28 pollici è saltato per aria, Lo schermo? si è spento, non funziona più. Avevo sempre avuto dei problemi. Mi faceva sempre Ciao. comparire il Mi menu puoi trovare anche su da Facebook. Vedi link in selezionare la chat. tipologia di colori. Poi dopo ho cominciato ad accendersi e spegnersi. E adesso non si accende neanche più. Cioè, gli arriva corrente, compare la scritta Philips e poi ti saluto Rosina. Ah, è un Philips. Sì. Allora. Sì, datemi dei dati, voglio sapere. Questa c'ha anche i siluri, soltanto che io i siluri non li uso mai perché non sono capace di mirare con i siluri. No, perché il siluro ci mette un po' ad arrivare. Dunque devi studiarti bene l'angolazione, sapere dove sta andando il nemico per anticiparlo in maniera che lui non può virare, ma poi c'ha 6 km, il mio siluro c'ha 6 km, figuriamoci, c'ha tutto il tempo, cioè, devi farlo molto ravvicinato, ma a 6 km di distanza vuol dire che ti stanno bombardando con delle cannonate pesanti. Questa c'ha 21,5 km di raggio d'azione con i cannoni. Allora, stiamo andando verso B. Andiamo verso B. Però ve lo dico che se me la vedo male. Allora, la squadra è iniziata a catturare l'area. Vedi che mangia visto? Sì, vabbè, l'avete visto, però con questo non vuol mica dire che non l'ho visto. Poi bisogna considerare che c'è scritto ogni nave, c'è anche una specie di... Come dire, oh, adesso mi viene mica la parola. Dispersione nel tiro. Se io tiro, ci sono 250 metri di dispersione a tiro. Bisogna
bisogna cercare mai di dargli il fianco, perché se gli dai il fianco gli dai, ecco appunto, come faccio io, che gli do il fianco preciso. Benissimo, si è praticamente preso in piedi. Eh sì, beh. Dipende poi dove ti colpiscono, eh. Adesso il problema è che se mi prendono di mira. Mi prendono di mira, non mi mollano più. Adesso io faccio il giro di là, però questa qua viene fuori. Uno che si sta dietro verso di te. Dov'è? No, no. Ho sbagliato il cerchio della lama. Eh sì. Non so se ti ha un'impostazione tua e il modo di usare la mappa che a me non piace è la modalità bussola. Ah, sai che non mi ricordo se si può bloccare questo, dovrei chiedere. Dovrebbe essere bloccata, ecco, perché uno ha un'idea della direzione che sta perdendo, no? Quindi la direzione gira tutto a bussola. Dovrei chiederlo a Giovanni, che Giovanni lo sa sicuramente se c'è la possibilità nelle opzioni di... Considerando che sono navi, è probabile che sia bussola fissa per tutti. Dai che lo... no. Distrutte. Distrutte. Adesso queste qua arrivano. Io mi giro. Figa, ce l'ho proprio qua dietro, ce li ho. Figa, ce l'ho proprio qua dietro, ce l'ho. Sì, sono molte. Sei l'unico bersaglio se esci da lì. Ma non è detto che sono al bersaglio. Sta tirando su di te. Sì, sì, sì. Ma io ho i secondari che sono pesanti, eh. Distrutta. Distrutta. L'altra c'è quella lama mai finita. Già vinta questa qua. Questa è già vinta. Vittoria. Eh sì. Troia. Adesso ti faccio vedere l'altra tipologia di battaglia, mi trovi che vedrai anche che su Instagram. Invece vedi, non c'è verso chat di vincerla. Io da solo non la vinco sicuro. Questa qua. Battaglia simmetrica, adesso vedrai. La differenza. Che io sono a livello 8 e da solo faccio pietà. Faccio pietà. Allora non parla. Beh, vabbè. Guarda, noi quanti siamo? Noi siamo in 5 e loro sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sono in 12 loro. Però noi siamo. Noi siamo livello 8, 9. Loro sono livello 6, 7 al massimo. Non di più. Loro sono molto di più come numero, ma molto. Cioè, un po' più deboli come tipologia. Siamo al tridente. Ok, facciamo quello che va a nascondersi subito nell'area. Io dovrei andare nell'area verde, perché loro cosa fanno? Tanto devono venire a combattere, a conquistare l'area verde. Se tu vai verso di loro sei scoperto, però se adesso io mi giro devo andare di là ed è un casino, perché non faccio in tempo, sono troppo lento. Adesso io mi giro dall'altra parte, perché io vado, adesso c'è quella corazzata qua di fianco a me che mi romperà i coglioni, però io mi giro e mi vado a nascondere, perché io sono piccolo e indifeso. Via, 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 via. Ma tu vedi il livello delle altre navi? No, me l'hanno già detto, cioè me l'hanno già detto all'inizio. Sono livello 6 e 7. Io sono livello 8, soltanto che loro sono in 12. Noi siamo solo in 5. Il concetto è di o distruggere tutti loro o conquistare la loro base. Però conquistare la loro base significa essere dentro casa loro. E loro sono sempre in 12. Certo, impossibile. È quasi impossibile.
Allora cerchi di demolirle un po' da lontano, poi dopo quando si è ormai quasi alla frutta, allora dopo cerchi di andare a combattere, a conquistare la loro base. Io adesso mi allontano, mi vado a nascondere lontano lontano, perché sennò loro mi vedono e mi prendono. Stavo dicendo perché non volta, perché sbaglio tasto. Dovrebbero farlo il timone da nave, come ha fatto il volante per i camion, i cosi per i trattori, per gli aerei. Dovrebbero farlo per la nave. Io vado dentro la mia base, vedi, eccola là, una, però è esattamente a 25 km, no, 20, a 28 km, sì, vabbè. Quell'altra 17, quella là 17 che non la vedo. Chi è che mi lancia? C'è qualcuno che già lancia? 17 km ce l'ho. Io ho un raggio d'azione di 21 e mezzo e lo posso colpire. Lui no, invece. Lui penso che faccia un po' fatica, perché lui è un incrociatore. Mancato di peso. Va bene. Chi c'è? Chi c'è? Bravo che fa, bravo, Buonasera. ciao Luca, tutto bene? Insomma, giornate un po'. Va bene, alti e bassi. Allora, per Dio, volta. Sono riuscito a ripristinare Streamerbot. Ah. Crea un backup salvando, Sì. però non sapevo come dovevo usarlo il backup. Una stronzata. Poche parole, lo devi mettere, lo devi scompattare, che ho fatto zip, lo scompattare, e lo devi mettere nella cartella database, lo Sì. copia e incolla. Ok. Riavvi Streamerbot e ce l'hai ripristinato. Ciao, mi puoi trovare anche su YouTube? Vedi link in chat. Io stavo già incazzando, perché devo rifare tutto, perché oggi stavo litigando stasera un po' cose. Figurati, in tutta la testa. Allora. Fai. Perché Adesso. non l'hai sparato? Perché sono troppo lontano. Ah, ma sei in Ah. live. Sì. Se no Gianluca non vede la nave, non vede il Ma è gioco. vero, è vero, è vero. Distrutto! Distrutto! No, no, lui, io ho distrutto l'incrociatore. Adesso c'è questo Minisk, che cazzo Menisco, è? Sì, Menisco. ma non so. Comunque è un cacciatore pediniere. Sera. È sparito. Perché nella nebbia. Però l'ho preso. Però l'ho piccato. Eccolo là che salta fuori. Che mi Ma l'hai vuole. scaricato il gioco? Stava cercando di capire. Dov'è che si scarica oltre che a Steam? No. Ti do io il link. Eh sì, perché non mi ricordo. Cioè, adesso gli ho detto non te lo posso dire perché non Ma io non posso. sto cercando dove si scarica. Mi interessa sapere che sia gratis. Sì, è È gratis, gratis, gratis è certo che è gratis. gratis. Te lo sto dicendo. Che da video e hard disk libero. Cosa serve? Che già il fatto che si debba scaricare mi fa pensare che ci sono diversi giga e io non ne ho giga. Questo minimo minimo che c'è 60 giga. Come Ion, quindi è pesante. Come scheda video. Ciao. Non è necessaria una scheda video. Uie. Chi Ciao. è? Chi Mi è puoi UIE? trovare anche su John, Discord? caro. Vedi Oh, beh, chi chat. c'è? John, caro John. Un po' di quella Sha sha sha. tensione classica tra la scheda del processore. Sì, mi sembra di sì, però guarda, basta andare su e scrivere
Questi i comandi della chat, replay, so, ping. Come stai? Tutto bene, caro, tutto bene. E tu come stai, John? Cosa hai combinato in questi Gigi? Oh, niente di eccezionale. Ciao. Mi trovi anche su TikTok. Vedi il link in chat. Solito tram tram. Ma sì, solito. Fatto l'amore duro duro. Bravo, hai fatto bene. Sei da solo. In che senso sono da solo? Aspettato Z così al nostro cascata. Ok, ho la 4006. Giusto, perché tu usato un 5, non un 3. In vocale. Ah no, in vocale no, sono con Joe e un altro mio amico. Ciao Joe. Ecco, Game Center, ecco. Che giochi porti ultimamente? Gioco 108 giga. Game Center. Devi scaricare che prima proprio cerca su cerca Game Center. Oddio, questa qua la perdiamo. Game Center. Sì, ma cosa me ne faccio di Game Center? Interessa scaricarlo, cioè lo spazio per scaricarlo, chiede più di 100 giga, io non ce li ho 100 giga. Allora non lo puoi. Perché devi averlo nel PC? Anche Steam, si carica su Steam. Qui c'è l'account Steam, vado là, perché non dovrebbe scaricarlo? No, no, te lo scarica nel PC, ti riscarica comunque in botte. Per forza te lo scarica nel PC. Le mappe le deve prendere da lì, non è che si possono ottenere giga online e poi fare giga di traffico per ogni giocatore, a ogni campionato. Quindi è ovvio che ti obbligano a scaricare il gioco, in modo che sei tu, col tuo processore, con le tue risorse a gestirlo. Il problema è che io tutte queste risorse non ce le ho. Va bene il processore, ma c'è i dischi troppo pieni. Dovrei fare un disco solo per lui. Cioè aggiungere un disco vuoto e ficcarlo dentro al disco vuoto. Sì, perché anche se tu lo scarichi tramite Steam, comunque lo scarichi
Battaglia finita ormai. Riddino. È finita. Riddick. Bravo, quel che l'avevi vinto. Sì. Ci sei. Ci sono, sono qui. Che giochi porti oltre a questo? I giochi che hai visto tu, SnowRunner, ETS e questo qua delle navi. Ciao. Mi puoi trovare anche su Discord, vedi link lì in chat. Ah ok, pensavo qualcosa altro perché è un po' che non ci sentivamo. No, no, solo questi qua di giochi per il momento. Forse con l'anno nuovo mi studio qualcosa di alternativo. Su ETS come va? Beh, è un po' che non lo porto perché adesso che hanno tirato via le pro mod e hanno fatto l'aggiornamento, non ci sto giocando un granché. Adesso speriamo che vengano fuori altre promote, così le scarico e dopo lo riporterò. Ah. Figa, un incrociatore contro due corazzate. Ciao. Mi trovi anche su Instagram, vedi link lì in chat. Ciao. Mi puoi trovare anche su Facebook, vedi link lì in chat. Cosa fai all'ultimo? Scusami, scusami John, non ho capito. Che te lo metto nel canale. Allora, vai su dove c'è scritto live Twitch nel Discord. Addio, adesso questo qua è entrata nella è entrata dentro. Che fai all'ultimo dell'anno? Ah, l'ultimo dell'anno non faccio praticamente niente, sto in casa con i miei e basta, perché da andare a spendere dei soldi, uscire con degli amici proprio non ne ho voglia. Come mai? Ti sento un po' giù. No, 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 non sono giù. Soltanto che non sono più stimolato a uscire con della gente. E andare a spendere dei soldi. A far serata. Proprio saranno già 6 o 7 anni che non esco più. Non messo, adesso c'è in generale. Ok, sì. 0020. Ah. Sì. Morgaming. Ah, ma io lo conosco già questo. Che ci faccio qua? Ti scarica il game center, non ti scarica il gioco. Sì, ma non mi serve adesso. Vabbè. Tanto non ho l'hard disk da mettere. Vabbè, ma ti sto dicendo, tu scarichi questo. E poi dal game center, una volta che hai installato il game center, ti installi il gioco. Ok. L'altra corazzata dov'è? Ora lì. Che cazzo fa sparire la carrozzata, fiacca puttana? Tranquillamente, senza problemi.
no, sì, no, forse. Adesso vedi che... Minchia, sta... Figlia, è già da un po' perché è qui da sola, poveraccia. Vedi, va avanti e indietro perché è protetta dalla montagna. E la corazzata è lì dentro nella mia, nella nostra base che sta conquistando. Eccola lì. Ma perché sparisce sempre? Perché se sei nel fumo che sparisce. Ha capito, ma lo vedi te il fumo? Lo... No, No, ma no, non c'è. No, non c'è il fumo. Capito, però come spara lei sparisce. Però ho paura che ormai non ce la faccia più. Addio, finita. L'ha presa. Sconfitta. Io sono stato stupido che sono stato all'aperto. Ti sei praticamente buttato davanti. Sì, però ne ho distrutte tre io. Se non ti sparava ti investiva con strua. Ah, sicuro. No, ma c'è entrato con i siluri, ma c'è entrato. Ero già a tre quarti. Che cosa? Perché? Sono tutti e tre aperti. Ah. Apre e chiude quando ha voglia lui. Allora. Cambiamo nave, cambiamo nave. Cosa prendiamo? Ma tu l'hai aggiornato? Sì, perché? Cioè, cosa devo fare? Ma perché hai... c'è il coso di Babbo Natale. Ciao, mi trovi così anche su TikTok, vedi il link in chat. Non è così, boh. Non lo so, non te lo so spiegare, non te lo so spiegare. Scusa, aspetta, adesso non vorrei, sbagliare, non vorrei sbagliare. Comunque, se tu vai nelle impostazioni, su, no, allora non è lì, dove scegli il porto. Porto, clicca sul porto. Ciao, mi puoi trovare anche su Discord, vedi link in chat. Babbo, città di Babbo Natale. Clicca su città di Babbo Natale. No, c'è lì sopra. Sotto Azure Light, salva le modifiche. Ecco, mi stava venendo il dubbio. Vai ai container. Ok, ok. Ecco perché l'ha cambiato a me. Ah sì sì, no beh, forse perché io ho cambiato il porto perché non mi piaceva. All'inizio secondo me lo dava questo qua, sì sì. Ok, no, perfetto, metti quello che vuoi. No, va bene anche così, tanto era perché forse me ne aveva messo uno che era tutta scura, non vedevo una mazza. Ah sì, c'aveva quello col dragone. Quella col dragone era tutta scura, non mi piaceva, volevo vederla bene la nave. Allora. C'era quella, invece era stata imposta a lui. Combatti una battaglia tra due squadre. Il match marker sceglierà gli avversari in maniera casuale. Vabbè, battaglia casuale. Proviamola, dai. Hai visto le quattro persone che ti seguono? Ma pensa. Chi sono non si sa. c'è John, ci sei tu, gli altri due c'è cosa, vero? Luca, John
siete voi tre e poi il quarto non so chi sia. Il quarto sei tu. No, non posso, non mi seguo da solo. Ma volendolo puoi fare. Sì, beh, ovvio. Aprendo un altro account, sì. È quello che farò, è quello che farò poi. No, no. Io entro con il mio account. Ah, beh, sì. Apro Twitch e dopo mi auto vedo. No, allora, perché tu non guardi, non vai sulla... No, perché... No. Non ci vado. Twitch non ce l'ho aperto. Non ce l'ho aperto. No, uno, neanche due, uno. C'ho un monitor solo. Non ho capito perché hanno i buoni da 2 euro, non c'hanno gli altri, c'hanno solo quelli da 2 euro, quindi non dovete riscattare 3, 6 euro, 600, no, 217 punti, 2 euro, avanti, ne avevo appena 600, quasi 700 li avevo, e mi sono fatto 6 euro di buoni Amazon. Adesso preparo una lotteria. In pari il premio Amazon, se raggiungo 25 persone facciamo l'estrazione. Porca puttana, i siluri, i siluri, e uno si becca il buono Amazon, figa, quattro e ti prendono tutti, tutti forse no sì. Adesso devo capire dove cazzo era quel bagaglio là, lo sapevo che sta con una battaglia difficile per me. Sì. Non devi andare in avanti come facciamo. Qui devi camperare, come si suol dire. Lo so. Tanto che non vedo il coso. Sì, sì. E addio. Mamma mia, è finita. Mi ha già preso di mira. Ma sono in 20, cioè sei da solo per fare un cazzo. Dai che lo stai affondando.
Lo affondo con le secondarie, lo affondo. E addio. Dove sono gli altri siluri? Eccoli! Pem, 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 pem. Non mi è rimasto niente. Non mi è rimasto niente. Adesso vedrai. Ma non andarci incontro, devi tornare indietro adesso. Eh sì, no, ma adesso... No, ma a me non ce la faccio più. Sto andando avanti, però mi sto cercando di girarmi, ma ragazzi, è una corazzata, non è mica una bicicletta da girare. Sì, ma Cioè, ormai non ce la faccio più. C'ho anche il sommergibile che mi sta sparando dei missili. premi R. Ah no, l'hai già Eh tastato. sì. Vai premendo R e ritorni la mira. Signori, dritti di bombardamento. Bingo, bingo. Dai, dai, che stai andando. Dai, che ti arrivano Ah! Il pelo mi ha fatto, no, mi ha fatto il pelo. Qualcuno anche. Figa, ciao. Guarda che stai andando contro un Eh, tempo. adesso si sposta lei. Così magari prendono lei, non prendono me. Bravi. Non so se si sposta, No, guarda. non si è spostata, ma era quello che volevo. Aspetta che... Devi Oh, combeccarci addio. quella. Cioè, cazzo, che mezzanotte e mezza. Incendio. Io odio l'incendio, ragazzi. Io odio. Perché è lenta quando li devi spegnere. Un minuto. Cos'è l'antirrobe? Sì. Ciao, mi puoi trovare anche su YouTube? Vedi link lì in chat. Ciao, Una adesso l'ho mi usata trovi anche adesso. su Instagram? Vedi link lì in chat. Adesso ce n'è una là fuori che viene fuori, vieni fuori, tira fuori il musino, tiri fuori il musino, dove sei? Sei lì. Sì. Sì. Quarto, mezzo, tre quarti fuori, ti metto un'altra cosa che quando tu inquadri la nave nemica, cioè lì ti fa vedere le tue cose quanto vanno sicuri, a che distanza tu hai. Sì. Poi invece a fianco alla mappa, quando tu ce l'hai inquadrato come ce l'hai adesso, che ti fa vedere il cerchietto, ti dice il nome della nave, se ha i siluri e a quanto ti ritira. Ah. Capito? Sì. Figa, Devi andare con le mode lì. gli ho preso la cittadella. Sì, Ma non ci credo. ma... Sì, e hai tirato dove non c'era. Solo che sei talmente lontano, e da qui che arrivavano, ci è arrivato pure lui. Si sono colpiti. Arrivato in cittadella. Vai ancora più avanti, sei troppo vicino. Lievita. Lievita così. Prima li ha presi in pieno invece di evitarli. No, perché adesso l'ha tirato in Sì, basso. troppo vicini. Li ha tirati in basso ecco, un po' più su però, vai un po' più su. Più alto. Che se tu gli spari a livello del mare non lo becchi, devi andare appena sopra il livello del mare. Niente, non lo vedi proprio. Veloce. Cos'è? Un crociato? Boh, so mica cos'era. Adesso mi ha visto. Manda l'aeroplanino. Che ha un piano.
Eccola là. Ma chi cazzo mi ha lanciato i siluri, puttana Eva? Beh, uno lo prendo. Infatti. No, uno. Vacca di. Lo so. Mi sono arenato. Eh no, adesso ti sacagno, eh. Adesso ti sacagno, cara la mia nave. Mi sono fermato perché sono arenato. No, non sono carico ancora. Sì. Ormai non ne avevo più. Ormai non. Non ne avevo più, non ne avevo. Il Dallas. Non sono facili queste qua. Vabbè, questa qua è finita. Mi puoi trovare anche su Facebook, vedi link in chat. Ah, quello sicuro. Oh, ma c'è della gente che cioè, fa tutto per vincere qualcosa, cose fittizie che boh, vabbè. Cioè, deve essere un gioco, deve essere un divertimento, se devo diventare matto. Come si fa a bloccare la mappa? La mappa qui in fondo a destra si può bloccare? Sì, si può bloccare perché invece che girare. Sì, allora Perché? tu devi, vedi che in alto, sempre a destra, sopra la mappa, a destra, Sì. tutto a destra, c'è l'ingranatore. Sì. Tu devi prendere control, Ok. premi control, vai col puntatore del mouse, eccolo lì, e Sì. lì dovrebbe esserci, devi togliere la spunta a ruota. Allora, ruota minimappa, eccola qua. Boh, fatto. Così lui rimane fermo. No, perché Gianluca giustamente la stava guardando, fa dentro sei, ma vedi, poi non capisco dove sei, dove non sei, perché tutte le volte che ti sposti lei si gira. Questi i comandi della consiglio chat, perché a me replay, mi viene so, meglio. ping. Lo sai, non lo so, sarà forse abitudine della cosa. Guarda che la puoi anche ingrandire Sì, ma Gianluca c'è ancora? Ah, volendo. Sì. ok, non ti sentivo. Guardando. Dal tastierino non è che si può mettere l'ansia, non lo so. Ma non sai che non riesco a trovare questo. No?
Sì. La vedo anche su TikTok, la utilizzano su dei video, ho visto. Sì. Che ti fa vedere la slitta della tornata. Il video che ho io dall'altra faccio la live con catena automatica la slitta di Toto Natale. E quello è uguale identico. Ma l'hanno scopiazzato. Ah, sicuro. E questa la Buonanotte. facciamo fuori. Distrutta. Eh sì. Io ormai non ne potevo più perché c'avevo la montagna davanti. Allora, adesso andiamo verso di là. E c'ho la Fuso, ho comprato la Fuso ieri. Ho voluto comprare la Fuso. Allora, adesso c'è un'altra corazzata qua dietro. Vediamo se riusciamo a dargli due colpi. Ah, ragazzi, io con questo me lo metto, adesso me ne vado di lì, domani c'è giovedì, Figa, gli ha fatto comunque 17.000 di danno. quando voi se vuoi vedere per il gioco ti mettiamo magari un pomeriggio, la sera e lo installi e poi ci facciamo qualche partita. Per adesso guardo perché io gioco a tanti giochi e devo seguire questo. Questo Non lo è so. piuttosto impegnativo a livello di tempo. Gioco anche qua, non riesco più a farne neanche uno. Guarda, allora, 10, 11, 12, 13. Tutti nel desktop. 13 giochi. Ultimamente sto giocando a due e gli altri li ho mollati Certo, sono perché non li troppi. vai a prendere. No, non li vai. Ne ho uno, ma questo qui è un giochino Global City che ha anche Federico. La mattina mi metto lì 10 minuti, faccio due cosettine e poi lo chiudo perché è un gioco che voglio con le lunghe. Poi c'ho il magazzino pieno, Federico. Ah, beh, quello lì è una rottura di coglioni perché non riesci a far niente col magazzino pieno. Quando sei bloccato col magazzino non vai più da nessuna parte. Mi mancano due telecomandi, chiamiamoli, no? Sì. Perché ne ho sette. Niente, non è salta più fuori neanche. E va là, ho detto, e rimane qui, sì, anche il cazzo. Dai ragazzi, vi saluto. Cittadella andata e adesso questo come lo fa fuori perché mi lancia i siluri, ci ha lanciato, fa. Buonanotte, buona. Ciao Ciao Gio, Peggy. Buonanotte, buonanotte ciao caro, Gio. ciao 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 ciao. Ciao, buonanotte, ciao. Allora, adesso c'è questa qua in fondo. Mi piacerebbe vedere dove la porta aerei. La porta aerei, per andarla a prendere, la porta aerei, che sarà lontanissima la porta aerei. E adesso gli lancia tre siluri, questa qui, uno, due, Non tre, tira? e li ha lanciati. Allora, arrivano prima i siluri, Ah, siluri. i Ok. siluri sono arrivati prima, erano più vicini i siluri. Boh, niente, vabbè, io ne ho ucciso, Io mi aspettavo di vedere i cannoni sparare, dicevo perché non spara? perché ho visto i siluri che arrivavano, se sparavo non arrivavano in tempo, infatti. I siluri sono arrivati prima. Io potrei sparare a questa qua, tanto che non la colpirò neanche a morire, anche perché si sta spostando.
Secondo me la prendi perché è L'ho guarnita. pizzicata, l'ho pizzicata. Adesso ci vorrebbe che lei si mettesse in una Però la zona. torna indietro. No, non proprio. No, stai Cioè. andando in avanti. Tira, tira, tira. Aspetta che si carichino, manca 5 secondi. Lo vedo. Cioè, però tieni conto che io vedo e sento in No, ritardo. sì, Cioè, infatti. sento ma vedo in ritardo rispetto alla voce. Sì, la visuale arriva dopo. La grafica, infatti l'hanno distrutta. Adesso la porta eri, dove cazzo è la Ma di porta eri? poco, cioè, solo perché eri in ricarica, sennò l'avresti presa tu. Eh sì. Ah, la porta aerea è di là. Ecco, adesso di là lo è. Adesso noi ci giriamo. È a 15 km, la potrei prendere, però c'è qualcuno che la sta già massacrando. Vero? Vero incrociatore dei miei coglioni? Adesso si gira questa qua e quando la pigli più. Forse però la prendo Se preciso. tiri ora la prendi in pieno. L'ho presa ma non gli ho fatto un granché. Non gli ho fatto un granché. Figa, Ah, l'hai presa 3-3-6. bene. Sì, ma 3-6 siluri L'hai presa stanno. bene. Sei siluri. Li ha cannati tutti, sei. Bravi. Bravi ragazzi. Che adesso è dritta. Perché si è girata. Sì. Ma girandosi ha preso la cannonata. Niente. L'hanno distrutta. Vabbè, la stanno facendo fuori, dai, la stanno sparando in tre. Eh sì, infatti l'hanno distrutta. E io cosa ho fatto? Il nulla più totale. Vittoria, chi se ne frega. Ma a me servono questi qua. Le stelline mi servono. Perché con le stelline io dopo qua, albero tecnologico, nell'albero tecnologico, vedi che ci sono tutte le navi. Da andare Ciao. a Mi trovi anche su Instagram? comprare, Vedi sì, si link in sblocca le navi chat. con le stelle e i soldi. I soldi ne ho una valanga perché sono 26 milioni di crediti. Però io se vado a prendere questa qua che è una 8, non ho capito quali stelle vuole. Perché poi ci sono tutte le nazioni, americani, UGUR, russi, tedeschi, inglesi, francesi, italiani, Panasia. Europa, Paesi Bassi, Commonwealth, Pan America e Spagna. La Spagna è la più debole di tutte, secondo me, perché c'è soltanto degli incrociatori. E basta. Se no, uno se vuole va qua. Va in armeria e la va a comprare la nave con la tipologia. Adesso ti faccio vedere che tipologia, perché quando apri container ti danno o dell'acciaio, o del carbone, o dei dobloni, delle stelline, ti danno delle bandiere che ti aiutano per i vari tipologie di navi. Adesso mi mette una vita e mezzo perché quel gioco qua, ecco, è caricato su coso, è caricato su disco, eccoli qua. Qua vedi, ci sono le varie tipologie di navi che sono, come dire, un po' speciali. Io di solito vado col carbone, che ho 128.000 di carbone, però per andare a prendere una nave, mettiamo che io vado a scegliere una corazzata di livello 9, mi dà queste quattro qui. Ho una giapponese, tu la sua giapponese, ti spiega tutto, alta precisione di tiro, armamento di siluri disponibili, siluri da lunga portata. Poi ti dice tutta quanta è fatta la nave, la resistenza, batterie principali, se no se tu la vuoi andare a vedere realmente te la mette nel porto e tu la vedi com'è fatta. Poi dopo vai qua dove c'è la tendina, ti dice anche la distribuzione della corazzata. Fantastica, non giri tutto lì. Sono, allora, vedi, se vai su artiglieria, allora se vado su artiglieria, batteria principale 4x2 e sono questi qua grossi, 8x2 e sono questi qua piccolini, quelli che vedi te, quelli più piccoli tondi a panettoncino, secondo me sono quelli con la contraerea. Poi Sì, infatti. questi altri qui sempre secondario, c'è cioè questi tre qua, 3x3, 1, 2 e dopo il terzo non so dov'è. Bello che c'è una sciupa di salvataggio anche tu. Sì. Cioè, si incendia prima di affondare la nave. Sicuro. Fai mille pezzi al primo colpo quella roba.
poi i siluri, tubi siluri incastri, dove sono? Eccoli qua i siluri. Siluri che te li lancia, te ne lancia 32, no, 2x4 hanno una velocità, no, aspetta, 20 km, ma così da boh, portata siluro 20 km, figa, a 62 nodi 20 km non è mica male, figa, la mia ce n'ha 6, a 6 km può arrivare. È praticamente uno sputo, però vedi, questi qua sono quelle premium, premium perché hanno il nome giallo e poi sono le navi che tu vai a comprare. Io se io ci metto anche il buon sconto arrivo a 171.000 di carbone, ma io ne ho 128.000, dunque non la potrei mai portare a casa, devo aspettare e non ce la faccio, non ce la faccio. Comunque, adesso andiamo a aprire quel container qua e poi dopo basta perché già 1 ora e mezza di là. Apri container, vediamo. Carbone 400-400, il duplicato. Cos'è questo qua? Crediti più 20, me ne dati 3, benissimo. Ok. Cos'è successo qua? Ah, sì, ok. Ah, per uno però, eh. Esperto di demolizioni. Probabilità di causare incendio al bersaglio più 1, più 15. No, questo qua preferisco. Costo per aumento l'efficacia dei consumabili. Certo, squadra contro controllo danni e squadra di riparazione. Questo cos'è? Allarme fuoco in arrivo. No, niente, lo teniamo lì così non mi serve. Va bene, questo qua lo cambiamo. Ce ne mettiamo uno da 700. E boh, basta. Giustamente, no, il comandante, dove è finito il comandante? 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 Ah, ecco qua. Ok. Va bene, signori, io vi saluto, ringrazio John che è passato a salutarci, a Giovanni, a Gianluca che è qui in Discord con noi, giocatori nel mondo 22.250, e per oggi basta così quel giochino qua. Abbiamo fatto qualche battaglia, domani poi vediamo che cosa fare. Buona serata a tutti, ci vediamo alla prossima, ciao.